Confronto disputato a Vienna nel 99 quando Federer era un ragazzino, aveva 18 anni, e poi lo svizzero ha vinto i tre successivi. 15 pari, bel diritto. Ci arriva. Può entrare nel mirino tra qualche stagione. Mi sembra che la media sia buona. Tieni presente poi che lui in pratica, essendo già qualificato gli ultimi due anni, Madrid e Parigi non li ha giocati. Gli ultimi due anni non ha giocato Monte Carlo, quindi insomma. O li avesse aiutato Henman, non so, a raggiungere una finale Davis. Gli avrebbero perdonato tutto. Penso proprio. Sì. E lui non è mai stato un cuor di leone, anzi spesso le sconfitte dell'Inghilterra, la retrocessione in Serie B sono state proprio causate da clamorose sconfitte di Ruseschi. Poi anche in doppio, insomma. Hanno perso dei match pazzeschi. La grande disinvoltura di Federer. 30-15. Stavolta infila il diretto a Ruseschi. Quindi praticamente ha commesso 8 errori su 30 colpi giocati. Ma probabilmente sta anche provando, testando certi colpi che sicuramente sulla terra vanno portati in maniera diversa rispetto al... Schiaffa al volo che finisce sulla riga. Mezza riga, sì. E contro Pavel nel 2001. Gattens. Beh, si è un po' avventurato a rete. Smesso di piovere perché si è giocato per una decina di minuti anche con questa pioggerella un po' fastidiosa. C'è questo smash in avanzamento di Federer, 30-0. Che bello questo, bello il servizio, ottima la risposta, fantastica la volta. Ah, addirittura siamo di drop shot, fa il punto. Il 0-30. Che vuole in contropiede, stupenda. Riga, signori, che recupero, una pennellata di Federer. Inizia a incantare il centrale di Monte Carlo che lo riabbraccia dopo tre anni, è tornato qui da numero uno per la prima volta. Una posizione molto più avanzata. Guarda. Sulla seconda è mezzo metro dentro al campo, insomma, la seconda di... Fa giocare la risposta, lo aspetta, ha fatto tre o quattro finte. Ha fatto tre o quattro finte, lo ha mandato. C'è il buco che va a trovare ancora una volta con la risposta 6-3, 3-0. Oh. 71
percento dei punti raccolti quando mette dentro la prima. Beh, cosa ha fatto? Ancora un'esecuzione sontuosa di Federer. Questo è fantastico. Dell'anno. E parte da qui la lunga corsa nella stagione sul rosso. Tanto vola paurosa questa accelerazione di Federer, imbattibile. È vero. Quindi ecco quello scoglio semifinale contro Nadal o Gaudio. Arriva dappertutto, è incredibile. Poi adesso potrebbe anche un po' rilassarsi. Prima abbiamo visto Safin, dopo aver vinto il primo set, un po' si è rilassato. Federer no, mai oggi. Però come ci ha confidato ieri il nostro amico di Palermo, lui fa finta di niente, ma che spieghiamo, Paolo è un manager dell'ATP, manager che è dell'ATP, dentro sì. Le statistiche le conosce sì. E ci tiene moltissimo. Si conosce per filo e per segno tutti i suoi risultati e quelli dei suoi avversari, e questo è un risultato, la vittoria al primo turno che riporta intanto nel torneo Federer, perché mancava da 2 anni all'appuntamento con il Country Club, è tornato da numero uno del mondo, da fuori classe del circuito, che si presenta qui a Monte Carlo con una striscia incredibile di vittorie, perché ha perso una sola volta nelle ultime 49 partite, adesso le partite diventano 50 e quindi è più che mai in corsa nel torneo per